Consigliere Rizzile, come Presidente della Commissione Sanità in Consiglio, sta studiando un progetto di cooperazione con il Brasile riguardo le favelas. Sì, fortunatamente il Brasile non è solo mondiale, non è solo calcio. In realtà già da qualche mese stiamo interagendo con governatore e vicegovernatore del Goiás, che è lo stato brasiliano che sta attorno a Brasilia, e siamo in fase avanzata di perfezionamento di un accordo bilaterale interregionale tra Regione Lombardia e Goiás per dare seguito a diverse progettualità, soprattutto grandi opportunità per le nostre aziende, non ovviamente che andranno a delocalizzare in Brasile, ma che potranno aprire dei mercati commerciali producendo qua e vendendo là. All'interno di questa progettualità, grazie alla sensibilità e all'amicizia con il campione di Formula 1 Felipe Massa, stiamo mettendo in piedi anche un progetto umanitario, mettendo a disposizione alcune nostre strutture di eccellenza sanitaria per dare delle risposte a malattie particolari importanti dei bambini disagiati, delle favelas, piuttosto che da dove possono arrivare di questa zona del Brasile, proprio per mettere a disposizione la nostra tecnologia, il nostro know-how per curarli, ma soprattutto per andare a portare il nostro know-how là in maniera tale che possano quanto prima essere autosufficienti da questo punto di vista e curare i bambini. Bambini che hanno bisogno di assistenza ad alta specialità, di che tipo di patologie sono affetti questi bambini soprattutto? Stiamo parlando fondamentalmente delle grosse patologie malformative piuttosto che delle grosse patologie oncologiche o neuromotorie, neuromuscolari come le sclerosi multipla, tumori di vario genere, piuttosto che malformazioni di cui quella che è più nota è il labbro leporino, la palatoschisi, che però è già oggetto di grandi campagne di intervento in loco e solo in qualche situazione, quando va a compromettere tutto il massiccio facciale, potrà essere possibile far venire qua i bambini per un'assistenza un po' più specialistica. Per concludere, qual è il know-how della regione Lombardia che si potrebbe esportare più facilmente in questa zona? Ma loro ce l'hanno chiesto espressamente, loro sono molto interessati alle energie rinnovabili, sono molto interessati alla tecnologia, ma per quanto mi riguarda il punto di partenza è stata proprio la loro richiesta di dargli una mano a impiantare un sistema sanitario, quindi con la possibilità di portare non solo le nostre aziende a costruire, gestire e formare personale per gli ospedali, ma proprio cercare di dargli una mano nell'impiantare un sistema sanitario e sociosanitario che loro vedono come grande modello lombardo e ovviamente adattato alle particolarità del territorio e della popolazione brasiliana. Secondo me sarebbe una grandissima opportunità per esportare, per far conoscere nel mondo quanto di buono noi sappiamo fare.